Ciao ragazzi, eccoci con la sesta parte di God Eater 2. Molto bene, la scorsa parte è stata piuttosto impegnativa. Abbiamo affrontato lo Psion volante, mamma mia, ho fatto una fatica incredibile. Dunque, io non so se devo parlare con qualcuno oppure possiamo partire subito. Allora, grazie per aver gestito lo Psion, vice capitano. Siel vorrebbe scambiare due parole con te. Infatti dobbiamo andare a parlare. Che sarà al giardino, suppongo. Ma qua c'è la professoressa Gilbert. Beh, parliamo con loro. Grazie per aver gestito lo Psion. Sono lieta che il mondo abbia visto ciò che possono fare i Blood. Solo voi Blood avete il Blood Power. Spero sarai un esempio per tutti gli altri God Eater. Parliamo anche con Gilbert. Abbiamo sconfitto lo Psion. I tuoi ordini erano giusti, vice capitano. Continuiamo così. Sì, niente di che. Quindi suppongo che sarà ai piani super. Ah, eccola. Vice capitano, cosa ne pensi della nostra battaglia contro lo Psion? È andato tutto bene? C'è qualcosa che devi dirmi? Con la battaglia non avevamo un piano, né disciplina. Abbiamo combattuto a caso tutto il tempo. Dipendiamo troppo dalle nostre abilità individuali, come team. Come piccola unità non può andare bene. Per assicurarci la vittoria serve una strategia. Dobbiamo definire i nostri ruoli in un team coeso. Ma forse ho passato i miei limiti, voglio rifletterci ancora un po'. Sì. Torniamo all'atrio. Sì, in effetti è stato tutto molto caotico. Nuovi ordini per i Blood, siete pronti? Ok, operazione salvadiga. Direi che mi piglio Nana e Julius. Sì, lei è fissa. Sarà proprio una questione di trama. Tra l'altro non ho neanche visto che. Parliamo subito. Iniziamo subito con un nemico scassacoglioni. Via, via, via. Madonna, quando mi esce dal lock lo odio. No, 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 no. Ormai questo qua lo riusciamo a gestire abbastanza bene. Ma soprattutto dove sono gli altri? Ah, sono là. E che cazzo fanno là? Guarda, cazzo, che sta recuperando vita. Ma ho capito perché i nostri compagni non ci sono. Che già non è facile in 4. Ma ci perdiamo tempo a raccogliere.
No, ho cambiato arma per sbaglio. Che cazzo fanno là? Io. Adesso cioè, fa tutta la scena che si ritira. Non è che può scappare. Affanculo. Dove cazzo sono, ripeto, i nostri amici? Che giravolte che fa. Vabbè, questo ce lo facciamo in 2 secondi. Riesco a colpirlo, eh? Non so se tutto questo è un errore oppure se ci siamo divisi apposta. Vabbè, se stavamo uniti era meglio, eh. Filo da ragami. Ben ritrovati voi due, eh. Missione compiuta. Dopo applico un po' d'abilità. SS ho preso. Ah, hello. Tell me something. How is Shield getting along? Is she fitting in well with the rest of the unit? È incredibile, deve lavorarci ancora. Yes, no, incredibile. She truly is. She was born into a prominent military bloodline. Rachel took her in after the death of her parents. At Magnolia Compass, she was put through viciously intense military training. She was constantly tested under extreme stress and chastened for the smallest error. Madonna, quell'orfanotrofio era un campo di concentramento. By the time I met her, she'd follow orders without pause. She was precise, almost mechanical. She and Julius were close in age. Perhaps that's why Rachel assigned her to act as his bodyguard. They never truly became friends, though. Maybe because those roles were foisted upon them. Perché mi racconti tutto questo? Ti interessa Shield? It's clear that Shield thinks very highly of you. She seems to have begun taking herself a little less seriously since she arrived. It's nice to see her smile. E non l'ho mai vista ridere, quando l'avrà vista poi. Maybe it's the atmosphere Blood Unit has developed. Even Julius is more approachable than before. Shield isn't really great with other people, but she seems like she's trying to change. Be nice to her. Thanks for taking the time to talk. I'll see you later. Ciao. Ora scriviamo i dati. Come al solito io perdo un po' di tempo nella personalizzazione. Ok ragazzi, fatto.
Andiamo a vedere cosa. Ah, ancora. Dobbiamo andare nel giardino. Se l'ha passato molto tempo nel giardino, deve piacerle qui, sono felice per lei. Ho idea che Sears sarà un personaggio molto importante. Oh, vice capitano, speravo potessimo parlare. Penso di aver compreso l'importanza di reagire in una battaglia variabile, ma di fronte a un cambiamento inaspettato, credo che dovrò agire come comanda la leadership. Mi sbaglio? Ma non è sufficiente da sé, giusto? Non combattiamo da soli, Godito non sono strumenti. Certo che non lo è, per questo abbiamo bisogno di una catena di comando prestabilita. Stai dicendo che devo pensare alla mia squadra e reagire assieme ad essa alla battaglia variabile? Capisco, farò del mio meglio per cambiare. Brava. Andiamo a vedere di acquistare un po' di roba. Ok. Beh, direi che possiamo incamminarci verso un'altra missione. I Blood hanno ricevuto una nuova missione. Tu e Seal farete squadra. In due siete una piccola squadra. Assicuratevi di essere pronti. Azzo, siamo proprio in due solo. Cercatori di eleganza. Ci sono i Kongo, mamma mia. Ho idea che questa missione sarà parecchio lunga. Bene, andiamo. Raccogliamo il solito oggetto che è sempre qua. Succhiamocelo un pochino. No, via. Bastardo, quando scappano io li odio. C'ho anche l'arma, il fucile che è a corto raggio, quindi non posso sparargli da lontano. Eccolo il Congo, cazzo. Che mira di merda che ho. In teoria io dovrei aver messo l'abilità per vedere i punti ferita, ma io come al solito non gli vedo i punti ferita, non capisco perché. Come al solito se scappa. Dovrei imparare a parare un po' di più, però. Questo mi ha fatto abbastanza male. Cazzo. Yeah.
Mi ha curato di pochissimo. No! C'era il muro di fianco, non ce l'ho fatta. Cazzo, ho finito l'abilità. Ah, faccio mai in tempo. E dai, vieni qua. Va al solito posto lì a sinistra. Oh, morto. Mission objectives cleared. Wonderful. Time to call it a day. Just as expected. Mission complete. Come al solito devo capire come vedergli i punti ferita, perché cazzo, non li vedo. Every mission should go this well. E ne vediamo quanto abbiamo preso. Please, allow me. SSS, buono. Lama vampiresca. Oh, buono. My apologies, Vice Captain. I did not intend to take you away from your duties. I've been hoping for an opportunity to speak with you about this for some time. Blood is incredible. They are not only elite warriors, they are versatile, capable, and daring. To be honest, they are far more than I expected. They synchronize without effort, and are constantly aware of not only their own tactical situation, but each of their allies. My point being, that the level of strategic capability that they have shown far outstrips my own, far outstrips each of us individually. Quindi tu a cosa ci servi? Vice Captain, I believe this to be the result of the relationships you've developed with us. To be honest, the way blood interacts, I've begun to question all I've been taught as a soldier. Please, do not misunderstand. It is not a bad feeling. In fact, it's... How can I put this? I don't quite know how to explain it. Vice Captain, there is something I wish to ask of you. Please, please be my friend! So, will you? Ma chi è che non diventerebbe tuo amico? Certo. Really? You truly mean that? Thank you. Vice Captain, thank you so much. Era tutto qua il problema. My apologies. I know this is an uncommon way to go about it. I've always seen friendship from afar and wanted nothing more. A unit that doesn't rely on orders, but on each other. If I may be so bold, I have one more small request to make. May I tell others that you are my friend? Certo. I'm so glad. You know, you're the first friend I've ever had. Ma diventiamo qualcosa di più? I cannot tell you how much this means to me. You make me feel so strong and brave. Maybe even enough to grow close to the others as well. Ok, salviamo. Dai, siamo diventati amici di Ciel, finalmente. Ok. Aprire una struttura civile sotto attacco a Ragami. Stiamo accorrendo il loro aiuto. Il capitano Julius, Nan e Gilbert formeranno la prima ondata. Portate al sicuro quei civili. Shell, Romeo e il vice capitano sgombreranno la strada di fronte a Fria da un gruppo di Aragami. Abbiamo bisogno che eliminate ogni ultimo Aragami in fretta. Siete pronti? Sì. Io direi che ce la facciamo, ragazzi, poi chiudiamo la parte. Ah, la nostra squadra è semplicemente questa, ok. Partiamo subito.
Ok. E scappa. Facciamocelo un pochino. Comunque, da quello che ho capito, ragazzi, l'abilità non è che mi fa vedere i loro punti ferita. Si vedono sulla minimappa durante durante il burst. E quindi non ho ancora capito sinceramente perché mi pare che prima ero in burst, ma non l'ho visto. Un nemico di medio. Ah, eccolo là. Nemico nuovo. Devi inquadrarlo deficiente. Oh. Cos'è, tipo una rana, pesce. Ecco, questa dovrebbe essere la modalità burst. Però io non mi pare di vedere i punti ferita nella minimappa. Magari la sua barra si esaurisce. Cioè, vedete che c'ha il cerchio. Magari si esaurisce davvero. Questi aragami scappano un po' troppo facilmente. Vabbè, non è un granché. Si ritira, però si va a mettere nell'angolo. Oh, ha cambiato pattern d'attacco, ma l'abbiamo sconfitto lo stesso. Niente di che. Magnesio. Facciamo noi. Altra abilità. Maestro delle munizioni. SSS. Vai.本当に姉妹なのかな。あんま似てないよな。一括で受けるからこそ利ざやが取れるんだろうが。そんな弱気でどうする。強豪なんぞ潰してしまえ。おっと、この話は後にしようか。<笑>ご足労いただき感謝します、グレム局長。 お忙しいところ時間を取らせてしまい申し訳ありません。挨拶はいい。とっとと理由を聞かせてもらおうか。なぜ最前線の極東地域にこのフライヤーを向かわせるのだ。こちらは
フェンリル本部特別顧問であり、このフライヤーを統括するグレム局長です。相変わらず話を聞かない。少しは君のお姉さんを見習いたまえ。ラケル、あまり失礼のないようにね。極東支部においてブラッドと人気兵の運用実績が欲しいのです。実績ならこの辺りの荒神だけでも十分だろう。何もあんな荒神の動物園のような場所に行く必要はない。人気兵の安定した運用を目指すなら、もっとさまざまな荒神のデータがないと本部も認めてくれません。しかしだな、極東支部には芦原ユノ様がいます。本部に対しても発言力のある彼女への助力なら、決して無駄な投資にはならないかと。確かにな。ラゲル、人気兵とブラッド、どちらも本当に損害を出さずに済むんだろうな。ええ、信頼を裏切ることはありませんわ。よし、わかった。後で稟議書を提出しておいてくれ。レア君だけ残りたまえ。あとは下がっていいぞ。では。おい、お前も下がっていいぞ。人気兵の無人運用の件は後だ。後、いいから早く行け。ありがとうございました。でもあまり私の可愛い妹をいじめないでくださいね。イラついていたところにお嬢さんのわがままでムキになってしまっただけだ。ならいいんですけど。また何か不都合なことでも？ああ、人気兵の人工筋肉に関してうちが一括受注する件、あれについて本部から横やりが入り始めてな。まだ一括受注にこだわってらっしゃるのですか？お金儲けもほどほどになさっては。ふっ、何を言う。多額の投資をするなら確実に回収できる目処を立ててからでないと。どうやらもう少し綿密な打ち合わせが必要そうですね。同感だ。Attenzione, ce la intendono quei due? No, se uno così trova la ragazza, la devo trovare pure io, eh. Ok, io salvo. E con questa bella slinguazzata della rossa, ragazzi, chiudiamo anche la puntata. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, vi do appuntamento con la prossima parte di God Eater 2. Ciao a tutti ragazzi!